Io ho iniziato a lavorare con Costa nel 2015, ho mandato il curriculum a Costa Crociere, loro mi hanno proposto un colloquio, ho superato delle selezioni anche abbastanza toste, perché abbastanza difficili, dopodiché ho fatto il corso e adesso sono quasi 4 anni che lavoro come tour expert a bordo delle navi da crociera. Quello che mi piace di più del mio lavoro è sicuramente viaggiare. Infatti il mio obiettivo di vita a 25 anni, quando ho iniziato a fare questo lavoro, era quello di viaggiare, quello di conoscere più parti del mondo. In parte ci sono riuscita, però il mondo è molto grande, quindi c'è ancora tanto da vedere. Sicuramente in questo lavoro è molto bello la condivisione, no? La condivisione non solo con i tuoi colleghi, anche spesso con i passeggeri. Ad esempio in India, dove ho appunto scoperto un mondo completamente diverso, e l'ho scoperto non da sola, l'ho scoperto proprio con i passeggeri, perché andare in escursione con loro è stato un po' scoprire insieme a loro questa nuova realtà. Infatti non dimenticherò mai il momento in cui sono arrivata ai piedi del Taj Mahal. C'era un ospite al mio fianco, una signora con cui avevo preso un pochino di confidenza, che appena arrivati lì sotto il profilo del Taj Mahal mi ha stretto la mano, perché l'emozione era forte. Abbiamo condiviso insieme infatti questa emozione molto bella che porterò con me. L'ambiente di lavoro è sicuramente molto stimolante, un ambiente di lavoro che è difficile trovare in altri lavori, è un ambiente multiculturale. Questi colleghi spesso diventano anche amici, quindi è bello condividere con loro il loro modo di vivere, il loro modo di vedere la vita, di vivere anche le piccole cose, come può essere, non so, condividere cibi diversi. Spesso io racconto ai miei amici, a chi non comprende la vita di nave, che spesso siamo a un tavolo, un brasiliano, un italiano, un francese, un inglese, e tra di noi iniziamo a parlare in italiano, cambiamo lingua, passiamo al portoghese, allo spagnolo, al francese. Tutto questo mangiando magari cibo indiano, cioè più interculturalità di questa è impossibile. Mi piacerebbe sicuramente crescere da un punto di vista professionale, perché impari tantissime cose in modo molto rapido, e allo stesso tempo divertendoti, viaggiando e scoprendo il mondo. Che è la cosa che più ti arricchisce anche personalmente, al di là del lavoro, proprio umanamente.